Sono passate appena 2 settimane dal Pokémon Presents che ha annunciato l'arrivo della nona generazione Pokémon, con Pokémon Scarlatto e Violetto, e sui siti come 4chan e Twitter hanno già cominciato a girare alcune immagini che sembrerebbero essere prese direttamente dai titoli menzionati poco fa. L'immagine che ora vi mostrerò è stata presa dalla versione giapponese dei giochi e mostra la lotta contro quello che sembrerebbe essere un nuovo Pokémon in una zona desertica, che mi sembra la stessa che abbiamo visto durante il trailer, dove è anche presente uno Stonejourner in primo piano. Quello che notiamo all'istante è che la visuale sembra molto simile a quella vista in Leggende Pokémon Arceus, sia per il menu con i vari comandi da selezionare, sia per il nome e la barra dei punti salute del Pokémon selvatico di cui ora parleremo. La misteriosa creatura, che sta combattendo con il nostro starter di tipo fuoco Fuecoco, si chiamerebbe Arakujin e avrebbe il doppio tipo fuoco-acciaio. Questo Pokémon, secondo Eclipse, che ha postato la foto nel suo account Twitter, sarebbe basato su uno scorpione e un Jin, uno spirito arbo o musulmano molto intelligente che sarebbe in grado di assumere le sembianze di animali o umani e riuscirebbe addirittura a possedere questi ultimi. Ora che vi ho raccontato la tra virgolette storia di questo misterioso Pokémon, è giunta l'ora di dirvi che purtroppo le 2 presunte immagini trapelate nel web sono state confermate come fake. Insomma, sono in molti ad esserci cascati, io compreso, dopo aver visto l'immagine senza aver letto bene il post. Tutto questo perché le 2 immagini sono davvero fatte molto bene. Voglio dire, chi le ha create ha pensato bene di utilizzare la reale ambientazione vista nel trailer di 2 settimane fa. Ha realizzato bene le ombre dei 2 Pokémon e ha ripreso direttamente lo stile grafico di Leggende Pokémon Arceus, cosa che molto probabilmente avrebbe fatto anche la casa produttrice di Game Freak conoscendola. Ed inoltre ha fatto vedere la stessa lotta con una seconda angolatura differente, giusto per rendere il tutto ancora più credibile. In passato è successa la stessa identica cosa con Pokémon Spada e Scudo. Erano usciti pochissimi trailer di questa coppia di giochi e qualcuno è riuscito tramite programmi per la creazione di modelli 3D a creare uno scontro contro un finto Pokémon di tipo drago. Questo leak aveva fatto molto scalpore al tempo perché era veramente realizzato bene e tra l'altro era anche il primo leak ad essere animato e sullo sfondo c'era l'ambientazione della miniera di Galar che era da poco stata mostrata nei trailer ufficiali. In conclusione, ripeto, i 2 presunti screenshot sono completamente falsi, però devo ammettere che il concept del Pokémon a mio parere è stato pensato molto bene. In ogni caso fatemi sapere cosa ne pensate a riguardo. Queste immagini le avevate già viste? Se sì, avete pensato che fossero reali? Fatemelo sapere in un commento perché sono curioso di saperlo. E niente ragazzi, io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video. Un saluto e alla prossima!